non avevo mai sentito parlare di comunicazione aumentativa, non l'avevo mai vista né sentita. E la prima pensiero è stato, ma Leonardo non sarà in grado di comunicare in questo modo. Non sarà mai in grado Leonardo, ma cosa dicono? Questa mia collega, quando l'ho rivista al lavoro, mi ha detto: Giulia, quando tuo figlio ha aperto la tabella, è sparito tutto quello che aveva. È come se io avessi avuto a che fare con una persona qualsiasi. Melissa è testarda. È testarda. L'ho avuta per tanto tempo, la sensazione quando tornavo dal centro di dire: ma se io non avessi trovato questo posto, ma se io non li avessi incontrati, che cosa avrei fatto? Io me lo chiedo ancora. Perché ci veniva sempre detto che i nostri figli con la crescita peggiorano, peggioreranno, non miglioreranno mai. Non è così, non è vero. Noi crediamo nei nostri figli. Perché Petra è una persona con pari dignità rispetto alle altre. Perché vogliamo trasmettere dei valori anche agli altri bambini. Che valore è quello di essere nell'ambito di una classe e ignorare volutamente una bambina disabile solo perché non può esprimersi? Che valore stiamo trasmettendo agli altri bambini? A volte i genitori ci dicono: sa cosa mi ha colpito? Che voi avete parlato con mio figlio. Nessuno ha mai parlato con lui. Cioè, ma non è che noi lo facciamo perché siamo più bravi dagli altri, perché è il nostro lavoro, insomma. Impossibile, avremmo raggiunto tutti quei traguardi che tutti credevano impossibili.